Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti qui nella sala Quinghieri del ridotto del Teatro Recanato di Cosenza. Io sono Antonietta Rosa, sono la delegata del sindaco di Cosenza, delegata alla cultura, e vi porgo i saluti del sindaco che arriverà a breve. Abbiamo anche la sedia del sindaco, ci ho appena chiamato, arriverà, aveva una riunione ma ci ha assicurato la sua presenza. E intanto vi porgo i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Il Brin Comune, per chi lo conosce, è una rassegna che stiamo portando avanti con l'amministrazione comunale da oltre un anno. Il Brin Comune, perché sono in comune con la città, nei luoghi della città e nelle varie, anche in comune con la cittadinanza, con le librerie, con tutti coloro che si occupano di cultura. Il libro di questa sera è un libro veramente di grande emozione. Se non l'avete acquistato, fatelo, lo trovate all'ingresso della sala Viaggi al termine della notte, curato da Loredana Nigri, a cui voglio fare un applauso. Grazie Loredana per esserci e per questo bel libro che è stato pubblicato dalle Officine Editoriali d'Arleto. Abbiamo Marco Marchese, che ascolteremo, che è l'editore, accanto a me il dottor Roberto Calabria, che è responsabile del SERT di Cosenza, che poi seguirà la serata, sarà lui a moderare questa serata. Il libro è una ricerca in medicina narrativa realizzata dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Mi piace partire proprio dalla lettura di una pagina intensissima che mi è piaciuta molto, su che cosa è la medicina narrativa, la definizione magari per chi non conosce la medicina narrativa. Leggiamo nella pagina 30. La medicina narrativa è una metodologia di intervento clinico assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa, questa parola è veramente bella e significativa, di un percorso di cura personalizzato, storia di cura. C'è quindi una centralità delle narrazioni in medicina, nell'incontro clinico avviene uno scambio di narrazioni e una negoziazione di significati. La medicina narrativa valorizza proprio questo scambio di narrazioni tra persona e medico e stimola la co-costruzione narrativa di una storia di cura. La narrazione del paziente e di che se ne prende cura è un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie, con le persone, una parola su cui voglio appuntare l'attenzione, attraverso le loro storie diventano protagoniste del processo di cura. Attraverso la medicina narrativa gli operatori della salute possono curare la malattia e coltivare e ampliare le proprie capacità empatiche, riflessive, di ascolto, per prendersi cura della persona con le sue emozioni, paure, speranze. Veramente una pagina molto importante e significativa, perché ci dà il senso di questo lavoro che, come avete capito, è un lavoro di univoco, è un lavoro speculare tra chi ascolta e chi viene ascoltato. Il tema dell'ascolto in questo libro è fondamentale e significativo, così come il tema dell'umanizzazione. Veramente sono tanti i temi, ma l'ascolto mi ha colpito particolarmente in un tempo, in una società che è diventata cieca e per molti aspetti anche sorda. Ecco, l'ascolto è di vitale importanza. Sono 33 storie, l'attenzione è stata rivolta ai tossicodipendenti e dipendenti senza sostanza trattati nel SERT di Cosenza, quelli inseriti nel percorso riabilitativo della comunità terapeutica Il Delfino di Castiglione Cosentino e altri che si trovano nell'istituto penitenziario di Paola. 5 parti questo libro, 33 bellissime e intense storie.
in cui dicevo risalta questo tema fondamentale di ascoltare e ascoltarsi, perché chi cura viene anche curato, e anche c'è un'attenzione importante proprio al percorso civico, umano, sociale anche dei ricercatori, degli operatori sanitari. Quindi un bel libro, io faccio i complimenti ai ricercatori, al team dei ricercatori che qui con noi, e abbiamo il progetto di ricerca, il disegno di ricerca di Maria Francesca Lucato, gli facciamo un applauso, i ricercatori che hanno camminato in queste pagine, che hanno camminato in queste storie, e queste storie noi anche leggeremo e ascolteremo attraverso la lettura. Luciana Sicilia sono i lettori, anche insomma li invito anche a sedersi, e Giovanni Belletto li invito, così gli facciamo anche un applauso. Io avremmo dovuto avere con noi anche il dottor Graziano, ma so che porterà i saluti, e anche di poco saluti dell'assessore Maria Teresa De Marco, che ha avuto un problema proprio di salute, e di poco, cioè i saluti avrebbe dovuto introdurre in qualità di assessore alla salute del comune di Cosenza, ma di poco, cioè il benvenuto e i saluti. Noi partiamo con nostro Marco Marchese, che come dicevamo ha curato in qualità di editore questo periodo. Grazie, grazie molto, io sono davvero felice di essere qui stasera in questa sala veramente gremita, sono grato all'amministrazione comunale di Cosenza, sono grato alla rassegna Libri in Comune, perché vedere presentazioni di libri così partecipate è veramente una gioia in un tempo dove si legge sempre di meno. Ma insistendo, soprattutto qui nel sud, comunque si riescono a fare tantissime cose assolutamente, assolutamente egregie. Io voglio anche ringraziare Loredana Nigri per aver curato questo volume, il gruppo delle ricercatrici e dei ricercatori, perché la casa editrice, ovvero le officine editoriali da Cleto, è una casa editrice giovane, è nata nel 2019 in un piccolo borgo appunto della provincia di Cosenza, che è Cleto. È una casa editrice generalista, ma con questo non significa che pubblica qualsiasi cosa. È una delle, ormai purtroppo, delle realtà di piccole e micro case editrici che non è una casa editrice a pagamento, quindi noi facciamo il lavoro classico di editori, vale a dire riceviamo il materiale, selezioniamo quello che poi dopo abbiamo intenzione di pubblicare, e pubblichiamo cercando di fare editoria di qualità. Questo libro è un libro importante perché è una ricerca scientifica, e io sono onorato del fatto che Loredana abbia dovuto pubblicare con la nostra casa editrice, perché appunto è una piccola e micro casa editrice del sud, su, con un testo comunque solido alle spalle, e questo qui arricchisce il catalogo che noi offriamo al nostro pubblico. Quindi sono davvero felice e orgoglioso di aver fatto questa, di aver offerto, di poter offrire questa pubblicazione, e quindi stasera ve la presentiamo in prima assoluta, perché l'abbiamo tenuta non nascosta ma riservata in questi giorni, proprio perché attendevamo questa fantastica rassegna di Libri in Comune. Che cos'altro dirvi? Fare editoria, io non parlerò dei contenuti del libro, perché poi naturalmente ci sono le ricercatrici, i ricercatori che hanno contribuito alla realizzazione, quindi se ne parlerà diffusamente. Vi posso parlare però molto brevemente di editoria. Non è facile fare editoria nel sud, non è facile fare editoria in Calabria, però è necessario farla. Io voglio ringraziare anche quella che è la mia piccolissima redazione, abbiamo qui in sala presente Rita Giura, e poi c'è anche Gisa Guidoccio. Io le ringrazio tutti i giorni per il lavoro che fanno di selezione, di ricerca, insomma, dei testi.
Le officine editoriali da Taranto hanno una linea editoriale molto precisa, che è quella della valorizzazione del territorio, in particolare del territorio calabrese, una linea editoriale centrata sulla persona. Ecco perché questo volume rientra perfettamente nella linea editoriale della casa editrice e noi siamo stati lieti di pubblicarlo. All'interno, la dottoressa Cozza diceva, ci sono 33 storie. Ma immaginate un po' che universo significa le storie di 33 persone. Pensiamo un attimo soltanto alla nostra singola storia personale, che è un intero universo. Qui naturalmente sono sintetizzate queste storie, però dovete pensare a 33 persone, quindi 33 universi diversi che si sono raccontati e che ci danno un contributo veramente eccezionale per capire anche che cosa significano. Che cosa significa la tossicodipendenza con la sostanza, la tossicodipendenza senza sostanze, come ad esempio quello che può essere il gioco d'azzardo, sul quale poi dopo faremo degli approfondimenti. Ecco, quando si parla di persone, quando si parla di storie, quando si parla di vita, vale sempre la pena pubblicare, raccontare, incontrarci, leggere. Noi viviamo in Calabria, faccio l'ultimo accenno veramente di un minuto, perché la Calabria rispetto ai libri ha una particolarità. Non so se tutti si rendono conto che i primi libri nella storia dell'umanità sono nati in pochi posti del mondo, fra cui la Calabria, pensate un po'. Ma sapete perché? Ma non mi riferisco ai tempi della Magna Grecia, andiamo molto più indietro, andiamo indietro addirittura di 15.000 anni fa. Pensate un po' alle grotte di Papa Sidero, dove ci sono dei sassi, dove lì ci sono incisi i primi libri dell'umanità. E di questo qui noi dobbiamo essere orgogliosi, perché i libri e la cultura fanno esattamente quella differenza, rappresentano quella alterità umana che si è poi evoluta nel tempo e ci ha portato ai giorni nostri, naturalmente con versanti sul bene e versanti sul male. Io con questo vi ringrazio, vi auguro una buona serata, appena arriviamo il sindaco che naturalmente vi invitiamo. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione di presentazione. Grazie. Marco Marchese, sindaco, lei è voluto vedere? No, dopo. Facciamo riposare il sindaco. Allora, noi cosa facciamo? Ascoltiamo la lettura introduttiva di Luciana Sicilia e poi ci possiamo, facciamo riprendere il sindaco, vediamo di bicchiere d'acqua. E poi lo ascoltiamo, grazie. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Luciana, sono qui come medico e come figlia per dar la voce a mia madre, Loredana Nigri, che ha curato questo volume, i precedenti del ciclo della medicina narrativa. E permettetemi questa sera di ringraziarla pubblicamente per l'esempio che è di madre, di donna, di professionista, una guerriera. Siamo tutti tossici e intossicati. Poi alcuni la fanno franca, che vivendo in quel crinale di costante ambiguità e rischio che è la normalità. Altri ci rimettono le penne. Di questi altri, di queste penne, parla questo volume. E degli spartiacque: la famiglia, la scuola, il lavoro, la città, i paesi, i quartieri, le case, dove l'ombra si espande e braca con voracità coloro che smaniano farsi fino al delirio. Farsi di cocaina, eroina, alcol, hashish, sesso, slot machine, web, relazioni.
Dopo decenni di riprovazione e stigma sui drogati, è ormai acclarata nella comunità scientifica, oltre che condivisa a più livelli, la definizione della dipendenza quale patologia cronica recidivante a forte imprinting socioambientale. La patologia, il contesto, l'ambiente. Appunto, l'ambiente urbano. Nullus locus sine genio, recita Servio. Cosenza, invece, come tante medie città italiane, pare aver smarrito il suo genius loci. A Cosenza e nei suoi paesi, come in tante altre realtà urbane suburbane del sud Italia e del sud del mondo, in mezzo ad una marea umana impegnata nella quotidiana battaglia della vita, quasi persa in partenza per gli onesti e gli ingenui, c'è sparuta e residuale per intenzione e potenza la gens tossica. Persone prigioniere del desiderio, per definizione insaziabile, ostaggio del difficile e controverso rapporto con la scuola, il quartiere, la città sfuggente, poco inclusiva, quasi ostile, e i paesi claustrofobici, malinconicamente impiegati su se stessi. È una vita insopportabile, senza lavoro, senza opportunità e giustizia sociale, in città, paesi e contrade, a loro volta poco sostenibili. Anche Cosenza, come tutte le città, i paesi e le contrade, è assediata dal debito di living penoso, da un'incapacità, spesso limite culturale, a distinguere la realtà dalla finzione con cui il virtuale sì e ci insidia. La realtà luccicante e cafona dei media, in cui tutto pare possibile, lì a portata di mano. Anche l'amore, l'amicizia, la passione, la comprensione, la solidarietà diventano maschere, simulazioni sotto forma di SMS. Un mondo ingombro di ombre vendicue. Una pseudo realtà a cui tuttavia si ambisce appartenere. Questa città. Queste città occidentali, disumane. Pari ai non luoghi urbani di Marco Augello, dove la solitudine cresce a dismisura. Le piazze cementificate, i tantissimi locali dell'effimero, lo spregio e la dimenticanza dei centri storici, i valzer di un benessere inesistente, se non per pochissimi. Queste donne e questi uomini plastificati, presidenzialisti tubuni, li vedi gettarsi nella mediocre movida cittadina con molezze innaturali, ammiccanti. Sulle loro labbra distratti, quasi forzati sorrisi superficiali in cerca di conferme effimere, alla fine insipienti. L'absent-minded people, la gente distratta, presenta ogni nuova inaugurazione di vie, locali, opere tanto brutte quanto inutili. Gente distratta, dimentica di quanto è lungo, contorto, sviante e difficile il percorso verso l'autenticità. Questa città, queste città hanno perso l'anima. È inutile nasconderlo. Il re è nudo e i nostri cari tossici, con e senza sostanza, sono la cartina di tornasole di qualcosa che non va. E forse, ciascuno per il proprio ruolo e per la propria coscienza, deve avviare una riflessione e un'azione. Noi operatori della sanità non possiamo e non vogliamo sottrarci a questa responsabilità, opportunità. Noi che in questa città, in questi paesi, in queste contrade viviamo, in questa azienda, l'ASP di Cosenza, lavoriamo, ci siamo interrogati su come fare meglio e bene la nostra parte e abbiamo concluso che ogni azione che abbia finalità terapeutica non può prescindere dall'ascolto dell'altro e di se stessa in relazione al vissuto dell'altro. L'ascolto è davvero centrale in un percorso terapeutico. Siamo quindi tornati sul luogo del delitto per sentire le voci dei tossici e degli operatori che hanno cura e custodia. Il tempo dell'ascolto è il tempo che cura. Ascoltare è accogliere la verità dell'altro. La medicina narrativa è uno strumento terapeutico potente. La voce di chi parla vibra e trasmette onde emotive che viaggiano oltre e nonostante il nostro livello di consapevolezza. Queste narrazioni di tante sfilacciate e fluttuanti esistenze costituiscono la trama carnale di questo volume.
vite che di notte danno il meglio e il peggio di sé, a cui davvero noi tutti vorremmo volentieri pagare il biglietto per il lungo e peroso viaggio al termine della notte in direzione della luce. Ma ci si va a piedi nudi, a volte strisciando, cadendo, perdendo denti e capelli. Non sempre si arriva. Il Dio desiderio è piuttosto esigente. È stato davvero un viaggio nella notte, e forse per alcuni al termine della notte, una notte spettrale, un lungo tunnel popolato da mostri dentro e fuori di noi, che al buio, all'ombra della consapevolezza, prendono vigore e azzannano. Queste storie, tutte queste storie, si mescolano in un sentire intimo con le storie biografiche e professionali di noi ricercatrici e ricercatori della medicina narrativa, quasi a formare un mandala su cui si posa il nostro sguardo curioso e visionario. A prendere dai suoni, dai segni, dalle parole, la vita e portare questa conoscenza dell'esperienza e aprirsi alla curiosità e diversità delle voci aiuta a dare un nome alle cose e ai sentimenti e forse in qualche misura a sostenere lo slancio per la vita delle persone, tossici operatori che abbiamo incontrato al CERN di Cosenza e nell'istituto penitenziario di Paola. Conoscere il segreto ordine dei segni e le straordinarie vibrazioni dei suoni può rappresentare un'opportunità per noi tutti, operatori, tossici e comunità civile, di ripensare le proprie scelte professionali, esistenziali, politiche in direzione di una rigenerazione etica prima che organizzativa della partoriata sanità calabrese. Sono passati 4 anni dalla fine di questo volume. Come me, che sono scappata in pensione a ottobre 2019, anche questo lavoro ha corso il rischio di invisibilità. Per me è stata una scelta e una necessità. Per questo lavoro, una profonda ingiustizia. Sia per il gruppo di lavoro che tanto ci ha creduto e investito, ma soprattutto per le persone che raccontandosi si sono affidate a noi. 4 lunghi anni, l'ultimo il più difficile. Mi ha costretta a mettermi nuda, scorticata con la pelle viva, in viaggio al termine della mia notte. Un viaggio che non so quando finirà, né se, quando e come arriverò. L'incontro col dolore ha guidato la compassione e la tenerezza per il dolore degli altri, comunque si presenti nelle loro vite. È stato grazie alla generosa intelligenza di Marco Marchese e alle sue officine editoriali da Cleto se tutte queste voci oggi possono essere lette, forse ascoltate, introiettate. Io le sento, sono tutt'uno con la mia. Loredana Nisi, supervisore scientifico di CERCA, già direzione sanitaria. Sporticano al termine della notte. Sì. Mi scuso per il ritardo con cui sono arrivato. Ero a 12 a parlare di tutela degli anziani. Però non potevo mancare a un'iniziativa di questo genere, perché credo che Antonietta Corsa, che è delegato alla cultura della mia amministrazione, avrà sicuramente da par suo illustrato l'iniziativa di questa sera. Libri in Comune per noi è una rassegna, un'iniziativa e un evento ogni volta che la rappresentiamo, che la sosteniamo e che la partecipiamo alla nostra città, particolarmente significativa perché abbiamo voluto dare anche un segnale importante di ritorno nella nostra città a parlare di cultura. E l'abbiamo fatto con Libri in Comune, cioè abbiamo aperto le porte della nostra città e del municipio, le iniziative le abbiamo sempre fatte nel salone di rappresentanza della Casa Comunale, però stasera siamo nel Tempio della Cultura Cittadina, siamo nel Teatro del Dato. Noi un simbolo, una storia, una tradizione della nostra città che si affaccia sul
piazza il 15 marzo con il nostro monumento alla rappresentanza più importante del mondo culturale positivo che è Bernardino D'Alessio. Quindi siamo qui questa sera perché sapevamo che è un tema di questo genere, che un libro di questa portata abbisognava di uno spazio più grande, perché sarebbe stato sicuramente partecipante. Building Comune ha ospitato narratori, ha ospitato scrittori di livello nazionale e non solo. Però non è importante solo per la firma dell'autore, non è importante solo perché pubblicizziamo, presentiamo un libro di illustri autori. Ne abbiamo avuti tanti, ci hanno onorato e siamo contenti. Ma un libro non è importante solo per la firma, è importante per il contenuto. E io voglio ringraziare per il lavoro importante che ha fatto. Sappiamo tutto il pathos, tutto il trasporto, tutto il dolore che il contenuto anche in una narrazione come quella che stasera stiamo rappresentando, per cui grazie, perché è veramente importante il contenuto di questa narrazione. Tutte le storie che sono rappresentate, che sono state raccolte e illustrate in questo libro, rappresentano una sofferenza che non è estranea a nessuna famiglia e che colpisce e può colpire ogni nostra famiglia. Per cui è importante, perché manda un messaggio che è di sofferenza, perché in ogni storia, in ognuna di queste 33 storie che sono raccontate nel libro, c'è la sofferenza di una parte importante e significativa della nostra comunità. E ogni famiglia della nostra comunità, direttamente o indirettamente, è a conoscenza, se non proprio nella sofferenza di quello che è vissuto, della dipendenza con o senza sostanza, per cui non se ne può tirare fuori. Noi dobbiamo fare in modo che quella che è il racconto, il contenuto di questo libro sia proprio diffuso, perché nessuno ne rimane, purtroppo ne può rimanere estraneo. È fortunato chi non ha l'esperienza diretta. Però tante famiglie purtroppo sono costrette a vivere il dramma della dipendenza, che sia la tossicodipendenza o la dipendenza senza sostanza, che è grave al pari della tossicodipendenza. Quindi è importante che ci sia la conoscenza di questa situazione, perché nessuno si salva da solo. Il messaggio che deve passare è che nessuno si salva da solo, per cui sono importanti le strutture familiari, ma sono importanti le strutture anche deputate e disponibili ad aiutare chi è purtroppo colpito dalla tragica realtà della tossicodipendenza o dalla dipendenza senza sostanze. Guardate, la ludopatia è un male del nostro tempo, importante, purtroppo presente, e tanti sono i soggetti deboli di qualsiasi età che sono colpiti dalla ludopatia. Noi dobbiamo fare in modo che si sentano protetti, perché molto spesso non si percepisce subito quello che è il danno che deriva dalla dipendenza, sia dalla tossicodipendenza, sia dalla dipendenza da sostanza che dalla dipendenza da realtà quale è quello del gioco. E spesso sono soggetti che all'interno delle stesse famiglie non fanno trasparire il dramma della dipendenza che vivono. E quando però lo si percepisce, spesso si è in ritardo. Però è necessario che ci sia una diffusione di questa conoscenza, in modo tale da poter tutti quanti intervenire e aiutare le famiglie che hanno bisogno di questo supporto. Per cui è importante questo libro. Importante, io ringrazio veramente l'onorevole Nigri e tutti coloro i quali hanno partecipato, e uno staff che ha partecipato alla realizzazione di questo libro, ed è a loro che va la gratitudine della mia amministrazione, mia personale, di Antonietta Cozza, perché dà la possibilità per chi legge queste storie di capire quello che è il dramma che si vive, quel buio che caratterizza
un percorso notturno che chi è soggetto a questa situazione e tutti coloro i quali insieme al soggetto protagonista vivono la drammaticità della dipendenza sono costretti ad attraversare. La speranza è che con l'aiuto di tutti, e Cosenza offre la possibilità, grazie alle strutture specialistiche, all'azienda sanitaria, all'azienda ospedaliera, ma soprattutto al mondo delle associazioni che c'è nella nostra città, a quel mondo del volontariato che ci ha consegnato il privilegio, il primato come città capitale del volontariato 2023, di riconoscere la funzione e di chiedere anche l'aiuto. C'è il centro, viene citato qui perché c'è il riferimento al centro del Delfino, che riguarda appunto le tossicodipendenze, un lavoro che ormai pluriennale che il Delfino svolge nel nostro territorio, ma oltre al Delfino che riguarda le tossicodipendenze, che anche le altre strutture, le Ginamacis e tutte quelle altre che si occupano di recupero del tossicodipendente, ci sono le associazioni che invece possono e devono aiutare chi si trova invece in una situazione di difficoltà, come le famiglie che vivono il dramma dei propri cari che sono dediti al gioco, alla ludopatia. Il gratta e vinci non è una cosa estranea alla ludopatia. Ci sono tante persone che purtroppo dilapidano un patrimonio e hanno questa necessità di dedicarsi a questa attività. Il gratta e vinci, il milionario, tutte queste purtroppo giochi che sono legali ma che purtroppo provocano anche la dipendenza, i videopoker, tutte queste macchinette invernali che sono nella loro legalità però purtroppo dannose per le persone deboli. Allora bisogna essere pronti anche ad affrontare, ad aiutare queste famiglie in difficoltà a superare la drammaticità di questo viaggio notturno, sperando che con l'aiuto delle famiglie, con l'aiuto delle istituzioni e con l'aiuto soprattutto delle associazioni si possa veramente dare la possibilità, attraversando questo periodo, superando il viaggio della morte, di rivedere la luce per le persone deboli, per le persone fragili e per la loro famiglia. Grazie. Adesso scendiamo noi due perché salgono i ricercatori. Intanto voglio anche dire che questo titolo richiama il viaggio al termine della notte di Céline, insomma anche un titolo significativo, importante, evocativo. L'ultimo passaggio, una letto proprio, vi lascio così con questa frase di Marc Auger: ogni itinerario umano è un'odissea, ma il ritorno non ha fine perché non si ritrova mai il passato perduto. Il gioco dello spazio e del tempo è crudele. Questo libro apre e chiude con una serie di bellissime citazioni sul viaggio. È un libro veramente da leggere. Io ho scelto perché conduce Roberto, che faccio sedere qua, e facciamo salire Rossana Castriota, Gaetano Marchese, Emiliano Giappolitano e Maria Francesca Locanto. Risaliamo alla fine. Allora, ringraziamo intanto il nostro sindaco, perché la prossima volta lo inviteremo ufficialmente ai congressi, perché ha una preparazione notevole, visto che ha centrato un po' tutti gli argomenti sulle dipendenze. Saluto Renato Casolo, il presidente del Delfino, per questa sera è qui a testimoniare la presenza della comunità, Salvatore Monaco, che è il responsabile della struttura, e molti ospiti della comunità che ci hanno onorato della loro presenza. Saluto anche Massimo Vaccaro, che viene da Venezia Terme, comunità terapeutica Fandango, è venuto da Venezia per ascoltarci e questo ci fa molto molto piacere, e mi fermerei qui perché adesso è il momento dell'esposizione della ricerca, quindi io partirei subito dalla nostra carissima Maria Francesca Locani. Prego. Allora, inizio col dire
del progetto di ricerca da cui è scaturito questo bellissimo volume, si rifà, è stato informato alle linee di indirizzo per l'utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico assistenziale, scaturite dalla Consensus Conference, non so bene l'inglese quindi la dirò sicuramente, va bene, Consensus Conference, una conferenza di consenso come si capisce, svolta nel 2014 è organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Nazionale delle Malattie Rare. La Consensus Conference, guardate, è uno spazio internazionale meraviglioso. Perché? Perché i partecipanti sono cittadini comuni, una sorta di comunità competente di cittadini che vengono prima formati e poi durante una serie di assemblee affrontano i temi più in voga da un punto di vista scientifico, etico e tecnologico. Quindi sono proprio i cittadini, la cittadinanza di base, che porta avanti le innovazioni. Durante questa conferenza cosa successe? Successe che preparata appunto, come vi dicevo, da una serie di assemblee precedenti, venne data una formulazione precisa del termine medicina narrativa. E non solo, nella raccomandazione numero 2 si diceva che bisognava promuovere la medicina narrativa soprattutto nella sanità pubblica, in modo tale anche da favorire l'integrazione della medicina narrativa con la medicina basata sull'evidenza, no? Come viene chiamata in termine scientifico la medicina tradizionale. Allora, la medicina basata sulla narrazione però non è nata nel 2014, affonda le sue radici negli anni 90 e il movimento che intorno adesso si è creato nasce dalla mente scientifica di una donna, Rita Sharon, che è un medico internista che ha tuttora la cattedra di etica e medicina narrativa presso la Columbia University di New York. Permettetemi oggi però di restituire alla dottoressa Loredana Nigri e alla sua equipe, nella quale è mio onore anche di partecipare, ciò che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza avrebbe dovuto e dovrebbe restituirle, e cioè il riconoscimento d'aver introdotto, come Rita Sharon, nei nostri servizi sanitari e sociali questa che è un'assoluta novità da un punto di vista della pratica clinica, cioè l'applicazione della medicina narrativa alla pratica clinica. Anche nella cosa non nasce con questo libro della medicina narrativa. Il volume che presentiamo oggi, Viaggio ai termini della notte, è praticamente la quinta azione del settore medicina narrativa dell'ASP di Cosenza, che va a sommarsi alle scorribande, come le chiama Loredana, che come equipi di ricerca abbiamo fatto anche in altri campi, inesplorati, e il cui esito ha prodotto ben altri 5 volumi. Non ve li facciamo contare tutti, però li troverete in Dunque, il primo volume è Le relazioni pericolose, aiutare stanca, aiutare cambia. È soprattutto un volume che ha a che fare con il lavoro degli assistenti sociali, no? Che sappiamo com'è difficoltoso, arduo, a volte gli assistenti sociali non sono neanche ricompensati a livello di riconoscimento sociale, no? Sono spesso. L'altro lavoro è La linea d'ombra, narrazioni sull'aiuto controverso. La trovo ancora Metamorfosis, medici che si ammalano.
titolo: Storie di anziani non autosufficienti e di medici infermieri e familiari che ne hanno cura. Questo lavoro è durato dal 2009 al 2015 e ha permesso di coinvolgere molti operatori e operatrici della SPA di Potenza, che io spero continueranno a portare i testimoni della medicina narrativa della SPA di Potenza, o quantomeno continueranno a portare la formazione su questo importante settore. Ora, tornando al mio compito, che è quello di illustrare il segno di ricerca, voglio però preliminarmente sottolineare il perché oggi la medicina narrativa è un'importante innovazione dal punto di vista della pratica clinica. Addirittura, secondo, per me e per molti illustri scienziati sociali e medici prima di me, è un'innovazione necessaria. E lo voglio fare con una frase di Paolo Cattorini, che è un professore ordinario di biologia clinica all'Università degli Studi di Varese. Lui dice: il dolore può essere misurato, la sofferenza deve essere raccontata. Che vuol dire che non si può superare in modo netto la malattia e l'esperienza che si fa della malattia. La medicina tradizionale, la medicina basata sull'evidenza, si focalizza spesso solo sui sintomi e sui corpi, anzi, non sui corpi in te, ma addirittura su pezzi di corpo. E tra l'altro, in una percentuale purtroppo elevata, molto alta di casi, la medicina tradizionale è diventata una medicina difensiva, che tra l'altro aumenta a dismisura, no, la distanza tra il medico e il paziente, e addirittura annulla la relazione terapeutica. Quando il medico si accorge che può avere conseguenze di tipo giuridico da un rapporto con il paziente, si defila. Beh, il percorso della medicina narrativa invece, proprio secondo la definizione della Consensus Conference, fa alcune cose importanti. Innanzitutto, ve lo leggo per intero la definizione, affranca il corpo dalla reificazione biologica, cioè dall'essere ridotto a cosa. Prende in considerazione la complessità del rapporto corpo-mente, mondo vitale del paziente. Sviluppa empatia e correlazione non solo con il paziente, ma fra tutti coloro che intervengono nel processo di cura. Pratica l'ascolto, lo diceva bene la dottoressa Antonietta Cozzo. L'ascolto è importantissimo nella relazione medico-paziente e narra soprattutto le storie cliniche come storie di vita, non come storie di pezzi di corpo. E il risultato di tutto questo processo è che la medicina narrativa cuce addosso al paziente e alla paziente la cura che fa per lui o per lei. C'è un altro illustre medico, Sandro Spinzanti, che è il fondatore della rivista Medical Humanities Lartigiano, che chiama la medicina narrativa medicina vestita di narrazioni, e dice una cosa che per me è stata molto significativa: la cura giusta non è quella uguale per tutti. Affinché cadi a pennello, ti deve essere tagliata e cucita addosso, come un vestito di alta sartoria. Il che vuol dire semplicemente che se il medico non parla con il malato, se non ascolta la sua storia, se non raccoglie desideri e preferenze, non può far altro che offrire un trattamento standard, come un abito appunto dei grandi magazzini. Quindi la medicina sartoriale, come la chiama lui, e la medicina narrativa sono praticamente sinonimi. Non solo, la narrativa
ragione è lo strumento fondamentale per acquisire, raccogliere e interpretare, integrare i diversi punti di vista di tutti gli attori che entrano nel processo di cura. Ed è per questo che la medicina narrativa è cucita addosso anche agli operatori e alle operatrici della sanità che intervengono in questo processo di cura. Per questo noi nel nostro progetto di ricerca abbiamo usato due strumenti di tipo qualitativo, come le interviste narrative semistrutturate, cioè sono interviste che hanno delle domande chiuse ma soprattutto delle domande aperte, in cui appunto l'intervistato può narrare il vissuto della sua malattia, che sono le interviste che sono state rivolte ai nostri amici, ai nostri ragazzi tossicodipendenti e dipendenti senza sostanza, e poi la scrittura riflessiva sulla pratica di lavoro che abbiamo compiuto noi operatori, con una grande invidia che ho avuto io per gli intervistatori dei ragazzi. Io quando sono in disegno di ricerca avrei voluto tantissimo intervistare i ragazzi. Comunque la scrittura riflessiva, abbiamo sperimentato anche questa cosa, cioè abbiamo riflettuto sul nostro percorso e abbiamo fatto una rielaborazione dei dati attraverso addirittura un report che è diventato una narrazione stessa, è diventato un pezzo letterario. Ora, quale tipo di sociologia ho usato io per fare il disegno di ricerca? La sociologia qualitativa, no? Che è quella che preferisco, Ida. E sicuramente non è odioso distinguere tra sociologia quantitativa e sociologia qualitativa. La sociologia qualitativa, infatti, al contrario di quella quantitativa, che è basata sulle statistiche, sui numeri, è spesso una sociologia semplicemente descrittiva dei fenomeni, no? Spiega i fatti. Invece la sociologia qualitativa cerca di comprendere i fatti. Anzi, non cerca, comprende i fatti. E c'è una bellissima definizione, adesso non ricordo chi l'ha data, se il professor Ferrarotto o un altro sociologo, che dice: la sociologia qualitativa non vuole ridurre la follia del mondo alla ragione, ma portare alla luce le ragioni della follia. Quindi la sociologia quantitativa poi ha un approccio di tipo lineare, mentre quella qualitativa ha un approccio circolare. E infatti il nostro viaggio di ricerca è stato circolare, nel senso, e anche noi l'abbiamo definito caleidoscopico, no? Che cambiava di forma da un momento all'altro. Che significa circolare? Che alla fine di questo percorso ci siamo arricchiti, siamo ritornati al punto di partenza, però arricchiti da tante cose che avevamo appreso, accedendo a verità che sicuramente erano molto più profonde delle statistiche o delle ricostruzioni dei fatti. Forse sì, mi rendo conto che sono un po' lunga, vabbè. Ecco, io a questo punto volevo dire, salto un po' di cose e arrivo all'obiettivo, anche l'ultimo, all'obiettivo del nostro progetto di ricerca, che è la promozione e l'empowerment della medicina narrativa nella sanità pubblica come un potente strumento di trasformazione della clinica medica. Non solo, addirittura come possibilità di modifica proprio del mondo che si va ad esaminare. Il nostro non troppo segreto intento, infatti, era che come ricercatori, operatori e operatrici entrassimo a fare confusione nel mondo della sanità, nel processo sociale che si stava indagando, e
e potessimo dare vita ad eventi che avrebbero avuto le loro conseguenze e i loro effetti, facendo in modo che la ricerca, appunto, nel suo divenire fosse già un cambiamento sociale. Ed è questa la vera strada della medicina narrativa. Un'ultima suggestione, fatemela dire, riguarda il titolo del nostro volume, Viaggi al termine della notte, che oltre naturalmente al capolavoro di Céline, mi ha riportato un altro libro, La malattia come metafora di Susan Sontag, che è una scrittrice statunitense, intellettuale statunitense, che nel suo libro afferma: la malattia è l'anno notturno della notte, della vita, l'anno notturno della vita. Ebbene, noi ci auguriamo che la medicina narrativa dia luce alla nostra vita e ci conduca al termine della notte. Passo subito la parola al nostro Gaetano Marchese, che conoscete sicuramente, che ci parlerà di questa bellissima esperienza che è stata fatta all'interno della casa circondariale di Paola e queste sbarre dentro e fuori di noi, che forse è un po' l'emblema di questa narrazione. Prego, Gaetano. Grazie. No. Si sente? Sì. Non ho un canevaccio da seguire, perché il libro ci spinge invece a ragionare in termini di emotivi. E quindi seguirò. Si sente? No. Quindi dicevo, non ho un canevaccio da seguire, perché il libro è condensato di emozioni, di intense e profonde emozioni, di desideri, ma anche di estremo dolore, di estrema sofferenza. Quella delle persone che abbiamo non intervistato, ma incontrato, non mi piace intervistare, incontrare, l'incontro tra esseri umani, e quello il senso vero autentico di ogni nostra piccola o grande relazione di sé. E quindi seguirò per mano questo aspetto, entrerò in un'esperienza determinata soltanto per quanto cercare, l'esperienza fatta nel carcere urbano, un carcere che segue l'architettura istituzionale, geometrica, fatta a cubi, a tracci, come a separare e a distinguere la realtà interna dalla realtà esterna, come a confinare queste cose. È iniziato con il discorso che noi abbiamo iniziato a toccare profondamente lungo la strada del ritorno, dopo aver lasciato l'ultimo posto, o il primo posto, se vuoi, per una vita difficile. Un luogo duro come il granito, un luogo chiuso, uno spazio del nulla per le vite che sono state sballate per le vite prossime. Però c'è la memoria dei secoli, è la nostra frontiera del mondo. Allora iniziamo un viaggio. Iniziamo un viaggio non nel mentre andiamo, ma nel mentre ritorniamo, perché ogni viaggio non ci lascia per come eravamo, ma ci riconsegna una nuova dimensione. Viaggiare è proprio utile, quindi, no? Perché in qualche modo ci porta a misurarci con la fatica, con l'incontro, con il viaggio, che è sempre immaginario, che è sempre profondo, è sempre inconscio. E questa è la sua forza. E ogni viaggio è un romanzo da scrivere, pagina su pagina, respiro su respiro, corpo su corpo, parola su parola. Per cui in ogni caso possiamo fare altrettanto che il nostro viaggio, possiamo chiederci perché, dove andiamo, incontriamo.
chi sarà il personaggio che incontriamo? E allora che c'è nella nostra parte di noi? Noi entriamo ed entriamo in una dimensione così profonda, così significativa, che andiamo in una dimensione completamente altra. E siamo come i Clempos Vagantes del Medioevo, gli studenti che vagavano da un'università all'altra per cercare risposte alla verità, per cercare la verità. Ma la caratteristica di questi Clempos Vagantes era che non avevano i calzari, camminavano a piedi nudi per sentire la terra, la sacra terra. E questo camminare così non è che li rendeva indifesi, perché avevano con loro il calzare epistemologico, il cultivare della loro formazione. Quindi non era importante andare, non era il luogo per andare, l'importante era andare, per incontrare, per misurarsi, confrontarsi, ritrovare cioè un sogno condiviso o un'utopia pensata da poter condividere. E questo è l'andare del viaggio, del nostro viaggio, come dice il Paolo. Che non è stato solo un viaggio metodologico, è stato un viaggio interiore, intimo, appassionato, che ci ha caratterizzato con quest'etica proprio tipica del viandante, che va semplicemente per incontrare, per esserci, perché solo se tu ci vai per esserci pienamente, puoi scoprire quello che Friedrich Nietzsche chiama la filosofia del mattino, o il dodicesimo ritocco della campana, che preannuncia l'ora alta, l'ombra lunga. E allora entriamo in un luogo sconfinato, dove il buio non racchiude tutto, è un non luogo, un luogo cioè in qualche modo non conosciuto, il carcere, un luogo dove gli altri sono confinati ed esprimono in qualche modo una dimensione profonda. Allora ci chiediamo che cosa succede, cosa accade, ed entriamo in una dimensione strana. Si entra, ci sono procedure rigide, rituali, si sente il rumore delle gelate, delle porte di ferro, ci consegna in un lungo viale ad una scuola, ad una classe di Salorna, e ci viene incontro il primo, Antonio, che ci chiede stranamente, nonostante lui lì e sta bene, pimpante, che non ci sarà perché è ammalato. E inizia il paradosso, il grande paradosso. Andiamo con tutta la curiosità di capire chi troviamo, ma troviamo poche persone. Allora però le poche persone che ci sono, dopo l'iniziale diffidenza, dopo la paura di incontrarci, perché il prossimo tuo anche il più vicino, se non lo conosci, un abisso ci separa, dice Martin Heidegger, no? E quindi in qualche modo questo abisso che tu in qualche modo devi attraversare, che è l'altro, ti porti inevitabilmente a metterti in una posizione non difensiva, ma in una posizione di apertura. Allora le parole acquistano senso, acquistano significato, sono parole nude, belle, e senza. E rivendichiamo il diritto alla parola. E quelle persone entrano in una dimensione talmente forte, per cui c'è questo luogo che noi andiamo a cercare. Ma la cosa che ci colpisce è che queste persone si muovono in una dimensione quasi anonima, stereotipata, rigida, è come se loro recitassero una parte. Sono venuto perché hanno curiosità di conoscerci, non gliene frega niente dello sviluppo. Noi arrivavamo dal punto di vista metodologico, pensate alle cose, dobbiamo ribaltare tutto. Tutto si ribalta perché la realtà è molto più forte, molto più intensa della nostra cornice scientifica. E allora dobbiamo anche noi scendere basso. Metterci, come dice il dono di Winning, in ginocchio per guardare gli occhi del bambino. Dobbiamo anche noi scendere. Ed andiamo. Saluti di tuore procedure. Lasciamo l'ultimo giorno in silenzio, il rumore delle grate del cielo, gentili compagni. È così il nostro gruppo. Che inizia. Ed inizia in una dimensione estremamente importante. E cosa accade? Accade che in qualche modo entriamo e Antonio ci immerge immediatamente in una dimensione così surreale. Entriamo e conosciamo Haimi, che è un marocchino. E si presenta Francesco,
che ha subito il bacio acido della droga, dell'alcol e della violenza che viene dalla Campania. E Antonio invece è ammalato, di poverino, però in qualche modo ci fa sapere che il suo amico Aidin, che è marocchino, ci sarà qui a finire. No? E Aidin immediatamente non ci parla della sua violenza, ci parla del suo attraversamento della notte, che è fatto di mare azzurro. Ha una storia di immigrante che non conosceva il mare, si trova il mare per vivere la notte, in qualche modo. E qui a me diventa importante. È importante perché apre lo spazio a Giorgio, un giorgiano, che in qualche modo ci insegna e ci parla del fatto che è stato per tanti anni anestetizzato dalle cose, che ha potuto in qualche modo sorreggere così la solitudine di non essere mai riconosciuto e di essere stato sempre invisibile e solo. E così anestetizzato continua a camminare. Ma lì ci informa e ci fa capire che vuole parlare. Ormai ha rotto il silenzio, ha rotto le regole. E allora ci parla delle sue poesie, ci parla della parola poetica, ci recita la sua poesia. Ha fatto già un corso di questa cosa, probabilmente deve scrivere poesie, e scrive poesie col sangue quotidiano che in qualche modo fa coagulare costantemente perché si confronta con la sua essenza, col suo volto, con il suo potere. E il potere della sua parola è forte e ci annienta proprio in questo spazio così angusto, così, così ristretto, ma nello stesso tempo ci fa spaziare e ci porta nella sua terra, ci fa capire che in qualche modo la sua terra è una terra di mulini, è una terra di visioni, di paesaggio, e quel paesaggio è detto un paesaggio dell'anima. E quindi ci ricorda una cosa importantissima, che gli ulivi e le vigne e lo sguardo e la fatica erano qualcosa di importante, di bello, di poetico. E ci parla dell'asino, della fatica dell'asino, che ci riporta alla nostra cultura, mi riporta alla mia cultura. E gli asini nel suo paese dice una cosa bellissima, è un animale sacro, un oriente è un animale sacro, perché tracciano il sentiero. I contadini lo usavano anche i nostri bisnonni, nelle colline dove non c'era sentire, lasciavano andare l'asino. Siccome l'asino c'è un senso di equilibrio altissimo, trova la strada più comoda. Però è un animale che è stato in maniera pregiudiziale considerato sciocco. Ma un asino invece non è mai sciocco. Un asino è una bomba, fa una sola, come i contadini della sua terra. Entra in un Algerino, rifugiato politico. Anche lui in un campo d'accoglienza, o meglio, in un lager d'accoglienza, se così non si può dire. Un lager di umanità dolente, sofferente, che vuole rivivere, e anche lui ritorna a quei libri, come se ritorni in noi la forza e la capacità della pace, non della libertà. Ci parla di come gli ulivi nel suo paese non muoiono mai, sono immortali. Perché anche i rami che sono colpiti dal fulmine, i contadini li sanno potare, come faceva il padre, li potava e magicamente rinascevano la vita. E lui fa così, noi siamo un ramo vivo che dovremmo essere potati per poter ritornare sulla terra. E Giorgio narra anche del suo padre, di quel mare che era attraversato, che non conosceva, e che cercava un capitano che lo poteva guidare, perché non c'era. Che coloro che guidavano la nave erano degli schiavisti. E allora chiede un approdo, ma l'approdo per Giorgio, per questo gruppo, chi è? Siamo noi? O forse anche noi siamo altri? Allora si sentono le bombe, le grida, interiormente, dentro di me, dentro di noi, dentro di loro. E allora in qualche modo questa indifferenza, questa solitudine che incalza, che ci spiazza, che ci perturba, che ci annienta, che ci fa sentire di avere comunque non fatto un aspetto meteorologico, non curato un aspetto meteorologico, ma di aver curato forse l'unica possibilità, l'unica cosa che è importante, guardare negli occhi e sentire la loro emozione. Allora Byron, Friedman, Himmel, Haid, Nines e tutti gli altri mostrano una scarnificazione
una vibrazione questa umanità che in qualche modo ci rimanda alla umanità dovente per voi no? Scarnificato, che sta lì come simbolo di umanità che soffre, perché viene non riconosciuta, ma viene proprio scarnificata in qualche modo, oppure le figure in qualche modo di pecore, no? che sono in qualche modo, se volete, anche quelle scarnificate, che non hanno più identità, come i nostri amici che abbiamo incontrato, che hanno per causa della droga o per causa dell'immaginazione perso la loro identità, quell'identità invisibile che oggi urla a noi perché deve essere riconosciuta, che era stata azzerata dalla droga. E parlano perché hanno necessità di dire. Ma la cosa che mi colpisce è una cosa incredibile, e ne parliamo durante la vita del giorno per me. Questo carcere sul mare, vieta il mare a coloro che sono dentro, agli ospiti, non lo possono vedere perché è un muro alto nella loro vestatura. Quale pena peggiore sapere che c'è il mare, sentire il mare, sentire le onde del mare e non vederlo. Questa visione splendida, meravigliosa, viene consegnata alle macchine per il parcheggio. Da dove si vede l'orizzonte, nitido, chiaro, azzurro. Per loro no. Usciamo l'ultimo giorno, il rumore delle grate, il cielo e le altre cose. Ritorniamo, è come il nostro gruppo, e vediamo una cosa incredibile. Al mare, nell'alto, all'alto del mare, c'è una nave, e intorno tutta una serie di barche. Non comprendiamo che cosa succede. Saliamo più in alto, perché la carcere è giù, saliamo su la macchina, ci fermiamo per capire. Allora comprendo che quello che abbiamo visto è la metafora di quello che accade a noi. Siamo stati con un gruppo in avaria, anche noi, come quelle persone lì dentro, eravamo in avaria. Noi eravamo sul territorio di questa avaria, quelli che dovevano traghettare la nave, o noi eravamo la nave? Niente. Allora mi consegno di prima al mare del dubbio, alla nostra contraddizione e anche alle difficoltà di poter parlare. Un laboratorio a tempo in questo momento, pieno di vita, di risorse, di soldi, di desideri, di passione, di emozioni, pieno di ascolto. Erano loro che ci ascoltavano, non noi, perché nel nostro dire ci rimandavano tutto ciò che loro volevano consegnarci. Vedere un po' un'armonia potente, un'energia incredibile, quasi come il coro di Matisse, la danza di Matisse, no? Che rompeva il ghiaccio e il freddo di San Pietroburgo, perché lo fa durante la navigata da San Pietroburgo, e che quel gruppo in qualche modo lo rappresenta tutto, è circolare quel gruppo, comunica energia, comunica vita, in qualche modo ci fa capire che c'è una musica dei corpi, la musica delle emozioni, e che anche le lingue vengono azzerate, quel corpo riesce a comunicare, riesce a parlare. Chi dice che la parola condivisa è emozione, è anima. E allora non abbiamo più nessuna forzatura, nessuna direttiva, solo emozioni e sogni infiniti, apertura ed emozione. E qui viene il tema, sono come i prigioni di Michelangelo, che basta togliere qualcosa che hanno un superiore, diciamo, Michelangelo, togli qualcosa in più, perché lo schiavo viene fuori e che cerca la libertà. Questo gruppo è così come i prigioni di Michelangelo, è un gruppo non finito, non può essere finito questo gruppo, è sempre aperto, e anche quando noi non ci saremo, questo gruppo continuerà. Se non continuerà nel loro anno, nella loro anima, continuerà nella nostra, perché ce lo siamo buttati dietro. Noi cerchiamo quella libertà di quel gruppo, come questo gruppo, commovente, forte, fragile, utopistico, un pensiero germinativo, creativo, una pensibilità gruppale che è nata lì dentro, in uno spazio angusto, sporco, bruttissimo, ma che improvvisamente ho finito, ritrova la nostra cosa. Il tempo è puro, quindi dobbiamo anche aspettare. Il sogno è un campo importante. E allora mi ritorno in mente di Rocambole,
è incluso nel manicomio e dice una cosa bellissima: ci hanno avvelenato le sorgenti del sole a noi che non avevamo altro per vivere, per sopravvivere. Quando con queste persone che invece bisogna importare, e il gruppo ritrova la parola, ritrova una dimensione forte, importante, e questa esperienza ci ha scavato dentro, ci ha in qualche modo sfibrato la vita, ma ci ha anche consegnato il dono delle cose importantissime, perché le voci risuonano ancora dentro di noi, si sentono ancora i passi di quelle persone, e l'ultimo di loro, il rumore pure delle morti di ferro, rimangono così come un muro nel mondo, e sempre il silenzio e le pause lunghissime e il profumo di chi entra e di chi esce in una stanza, la malinconia di questo mondo. Poi la domanda è, proprio come diceva Jasper, il grande Jasper, può dal fondo buio emergere una luce? Noi forse abbiamo cercato di trovare quella luce, quella scintilla negli occhi di quelle persone, dentro quella voce delle persone, e ancora tremanti dentro di noi, rivivono in quel sentiero, rivive il sentiero di Dio, rivive la tempesta, rivive la memoria, rivive in qualche modo la frontiera dell'ombra, allungata su un cuore di calcio, e improvvisamente la luce penetra e percorre, e di lui si apre l'orizzonte e ci rimane. Adesso comprendiamo che la parola è il mio orizzonte. E Friedrich Orwell ci consegna una cosa meravigliosa. Lui, che era un schizofrenico, ci dice: molto ha spedito voi, molti cieli stiamo andando, ti parlando. Noi siamo con loro e possiamo ascoltarci null'altro. Terminiamo, ritorniamo. E mentre ritorniamo, cala il silenzio della nostra macchina. Ognuno di noi pensa a quello che è accaduto, a quella magia. Poi le macchine sfrecciano e in ogni macchina ci sarà un ricordo per quello. Abbiamo sentito gli odori di assi del carcere, espressi molto bene. Li abbiamo visti fare bene. Adesso il dottor Giovanni Berletto ci farà una lettura. Sì. Al Magese, l'Istituto Penitenziario di Paola, hanno partecipato complessivamente 8 detenuti con un passato o l'armato presente di tossicodipendenza e alcolismo. La partecipazione è andata crescendo in intensità di volta in volta. Gli incontri centrati sui topi della medicina narrativa sono stati giocoforza calibrati, quindi influenzati dal feedback con gli estremi. Costante e forte il loro desiderio di raccontarsi, quasi un'impellente necessità. Altrettanto significativa l'attenzione e il rispetto per il narrato dei tratti. Anche la prossemica si è in qualche modo aggiustata, o meglio adeguata alla necessità di essere più vicini, in un certo senso meno condizionati, dai reciproci ruoli, rimanendo tuttavia chiara in noi la consapevolezza del nostro ruolo e del nostro obiettivo. Insomma, si è trattato di incontri autenticamente umani, in cui era palpabile la differente attribuzione di senso e dimensione del tempo tra loro e noi, e non poteva essere diversamente. Il loro è un tempo tiranneggiato da un passato incombente che ne ha determinato la reclusione, un tempo amareggiato dal rammarico per gli errori fatti e tormentato dall'ansia per un futuro spesso lontano, nebuloso, in ogni caso reso incerto da inesistenti opportunità lavorative e soprattutto dal terrore di essere ancora una volta ricacciati nell'ombra, dalla dipendenza ora acquattata ma che avvertono sotto pelle perennemente in agguato. Il presente è scandito dai ritmi dell'istituto penitenziario, è un tempo non tempo, sospeso, vuoto, vuoto di promesse e accadimenti, un'angosciosa e ambigua attesa di futuro. Una parte consistente di loro non è italiana, hanno quindi un'oggettiva difficoltà con la lingua. Abbiamo convenuto perciò che fosse necessario procedere per immagini. La natura con gli alberi, gli animali, il tempo, gli effetti familiari, la famiglia, il viaggio, in alcuni sensi, come approccio a una narrazione condivisa e collegiale sulla loro condizione di ex tossicodipendenti e alcolisti detenuti.
Riportiamo le suggestioni emerse sotto forma di una sorta di racconto per frasi degli incontri nella stanzetta della scuola all'istituto penitenziario. In realtà non crediamo che il racconto riesca a trasmettere in pieno quello che in termini di contatto umano passato tra noi professionisti della medicina narrativa e loro, i detenuti ex tossici, detentori di un sapere esperienziale complesso e di una sapienza antica, collegata ai riti delle loro terre di provenienza e alla sacralità degli affetti lasciati, ora lontani e per alcuni persi per sempre. Anche per noi l'ultima volta lasciare l'istituto penitenziario e salutarli è stato difficile. I loro sguardi, le parole dette, quelle tacite, ci hanno fatto riflettere a fondo su quanto sia centrale in ogni discorso terapeutico restare umani. Siamo usciti dall'istituto penitenziario come imbambolati, sopraffatti da un senso di impotenza. Siamo rimasti in silenzio per più di un quarto d'ora. E poi una volta in macchina abbiamo dato la stura al nostro dolore. Sì, dolore. Non ho un altro termine per descrivere la sensazione di angoscioso smarrimento che ci accolge nel salutare Adil, Nicola, Basi, Fahad, Idris, Imran, Giorgio e Francesco. Ancora adesso che scrivo dalla mia comoda postazione in ASP, riecheggiano le loro voci, i loro occhi nei miei come spine nel cuore. E allora, per favore, restiamo umani. Restare umani e non indifferenti, apatici, chiusi nel nostro piccolo recinto pseudo-professionale, abbarbicati alle nostre ridicole certezze. Restiamo umani, restiamo umani, restiamo umani. Arriviamo alla conclusione, quindi prego anche la... come pensavo fosse... Il narratore. Passiamo ai racconti. Questa notte mi sono chiesto se sono pazzo, e invece l'altra notte se sono normale. Chiedo a me stesso questa cosa ormai da parecchie notti insonni che sto passando. Non sono assolutamente in grado di dare risposta. Vorrei tanto avere il coraggio di dire a me stesso che tutto andrà bene e che questa brutta storia non può finire. Vorrei avere fede in Dio, ma purtroppo l'ho persa da tempo. Allora cerco di trovare la forza di ingannare me stesso, ma anche questo non posso farlo. Ma se non trovo la forza di ingannare me stesso, come faccio a ingannare mia moglie e le mie due meravigliose bambine che non mi conoscono? Non lo so. A volte mi chiedo come faccio a essere un buon padre quando in verità un padre non lo so come è stato. Rifletto su questi cupi pensieri che mi circondano e poi arrivo alla soluzione. Non mi sarà mai possibile essere un buon padre, un buon figlio, un buon marito. Tutto questo perché io ormai sono morto. La mia speranza è morta e la mia anima ormai si è suicidata da diverso tempo. Ormai è rimasto soltanto un corpo. Può un corpo senza anima fare qualcosa di buono? No. Non questo mio corpo stanco. Vorrei tanto dirvi che andrà tutto bene. Questa storia prima o poi finirà, io avrò la forza di essere tutto ciò che ho desiderato di buono essere, detenuto a noi. Noi siamo come gli alberi, con radici che vanno lontanissime, ma nella mia vita vanno nella direzione sbagliata, alberi, radici e sole. Da noi in Marocco ci sono gli alberi di alberi, in Algeria tanti alberi di olivi. Noi siamo come gli alberi, con radici che vanno lontanissime, ma nella mia vita vanno in una direzione sbagliata. La vita è piena di difficoltà per uno straniero come me, come noi. Noi sogniamo di vedere realizzati alcuni desideri, una vita equilibrata, una vita pulita, senza problemi, con la giustizia, lontana dai guai. Questo è oggi il mio desiderio. Sono da 15 anni in Italia, il sogno italiano. Sono arrivato dopo 2 giorni di viaggio. Dal centro del Marocco sono passato per la Spagna, per la Francia, per poi giungere a Torino e poi Bologna. Era bellissima, come quella dei desideri. Avevo 20 anni, ora ne ho 37. C'erano i miei parenti. Lavoravo con una ditta che asfaltava le strade, poi la crisi, mi hanno licenziato. Ho perso il lavoro e sono scaduti i documenti per il permesso di soggiorno. E non potevo rinnovarli perché non avevo lavoro. Poi sai cosa succede, prova qua, prova là. Poi non puoi più staccare da quella strada senza uscita. Mio padre era un oratore, beveva. Negli ultimi 3 o 4 anni ho cercato di smettere di bere e sniffare, ma non ho avuto alcun aiuto. A Genova c'era mia sorella, non la sento più, non ci parliamo più. Lei era sposata per i figli, lanciava di smetto con queste schifezze.
L'Italia poteva essere il mio posto, il posto giusto. Ti senti solo in carcere, non ti aiutano come in famiglia. Mio padre, mio fratello, mio nonno, mia sorella, al cielo, mi importa. Non li vedo dal 2015. Mi è andata bene, mi sento sollevato. La droga ti fa perdere tempo. Vorrei andare avanti, vorrei andare fuori dall'Italia, o a casa mia, o in Nord Europa. Non ho tempo da perdere, per me, per la mia salute. Mi sento vecchio. Ingris. Rossana Castiglione, adesso è il tuo momento, ci parlerà di questo canto Curare e curarsi. Allora, buonasera. Io sarò breve, però vi voglio dare alcune suggestioni sul libro e sul nostro lavoro. La prima suggestione che vi do è un paradosso. Non esistono malattie, esistono malati. Questo che cosa vuol dire? Che chiaramente esistono le malattie, però ognuno vive non solo le patologie mentali, ma anche quelle fisiche. In base alla propria storia, rilegge il significato di quello che gli è capitato in base alla propria esperienza personale. E quindi è utile la medicina narrativa proprio per questo, per permettere ai pazienti di riappropriarsi dei significati che loro danno alla malattia. Trovare il filo della loro identità. Voi pensate che adesso noi non ci narriamo più, ci narriamo solo per immagini o per brevi sms che non fanno altro che disgregare la nostra identità e portarla in frantumi, o al massimo noi ci vediamo con gli occhi degli altri, no, quello che gli altri pensano di noi. Quindi a maggior ragione la medicina narrativa in questa epoca è un elemento utile proprio per dare gli strumenti di una narrazione individuale che abbia senso per il soggetto. Ognuno troverà se stesso nella malattia e non verrà alienato dalla malattia, dal sintomo e dalla patologia. E questo è principalmente lo scopo. E un'altra suggestione importante, ne abbiamo parlato di navigazioni, di mari, di barche. Io vorrei ricordare che in questo libro ci sono i miei colleghi, perché noi abbiamo intervistato anche gli altri operatori. E allora questa è stata un'esperienza molto bella per me, perché io mi occupo di salute mentale, quindi da sempre nei centri di salute mentale. E conoscere quindi colleghi che si occupavano di altro, che mi introducevano in un mondo che io conoscevo dal testo, però chiaramente la pratica è diversa, è stato entusiasmante, perché noi sentiamo tanto io all'università, sui libri leggevo che il lavoro d'equipe come è la squadra, l'orchestra per cui ogni strumento esegue la sua parte e viene fuori la sinfonia. È successo questo, avvicinarsi con la medicina narrativa alle storie e alle esperienze dei miei colleghi che si sono generosamente messi anche a nudo in maniera importante, non ha fatto altro che avvicinarmi a un altro tipo di mondo. Lo stesso tempo, che vuol dire curarsi con la medicina narrativa da parte degli operatori, vuol dire un po' sporgere una parola brutta che magari vi farà trasalire, che non è più tanto di moda, che è il transfert, no? Praticamente significa entrare nel mondo dell'altro, del paziente, e di quello che riecheggia in noi, delle nostre stesse esperienze, imparare dai pazienti. I miei colleghi come me, e questo viene fuori dalle loro storie, hanno imparato come professionisti sul campo dalle storie dei loro pazienti e dei pazienti che hanno seguito e che abbiamo seguito, perché la nostra professione è questo sostanzialmente, è l'incontro con l'altro e che si esplica quindi col tempo della narrazione, che non è il tempo dell'SMS, non è il tempo della fotografia, devi mollare i cellulari, non puoi parlare, ti devi guardare negli occhi, no? Un po' mi ricorda questa cosa che abbiamo fatto con i colleghi e con i pazienti, un famoso esperimento della Abramovic, che è un artista concettuale, che si è messa a disposizione come persona per guardare sconosciuti che gli si sedevano davanti. E così non parlava, lei stava così, cioè non c'era narrazione apparentemente, attenzione, ma c'era la narrazione del non verbale, cioè io ti guardo in quel momento e se voi vedete il film, io vi invito ad andare su YouTube a guardare questo esperimento della Abramovic al MoMA di New York, vi viene, capite tutto della persona.
persona che vi sta davanti, praticamente tutto, perché è l'ascolto, la comprensione e la narrazione del linguaggio non verbale, del non detto. Noi abbiamo fatto questo insieme ai nostri colleghi del SERD di Cosenza, che voglio ricordare con affetto, insieme ai miei colleghi del SERD di Paola e dell'infermiere della casa circondariale di Paola. E cioè ci siamo messi a disposizione per questo scambio rarissimo, credo proprio al giorno d'oggi, credo che sia veramente una rarità. E la medicina narrativa, si chiama medicina, ma in realtà è una branca multidisciplinare, medicina in senso di cura, vogliamo dire, come farmacos sostanzialmente. E so che prende piede, ci sono dei recenti libri di Lingiardi, anche sul narcisismo, sulla malattia e sul significato della malattia per i pazienti. Io, chi è curioso, invito anche a documentarsi. E serve umanizzazione delle cure, umanizzazione perché noi incontriamo l'altro, l'essere umano, che non è più ridotto a un sintomo o una nosografia, ma è lui che si riappropria del suo racconto. Io ho dato uno di questi libri a un mio paziente psichiatrico per vedere lui che cosa ne pensava, insomma, e ha letto tutto, e lui notava anche tramite la lettura le cose che l'accomunavano, qualcosa di se stesso, ha cominciato a riflettere su alcuni aspetti di se stesso che non aveva mai nemmeno riconosciuto. Quindi il libro stesso, se vogliamo dirla così, è un po' una medicina che ci spalanca una finestra sulla nostra interiorità, sui nostri vissuti, anche non necessariamente di dipendenza, ma veramente di esseri umani malati e feriti. E prima di salutarvi volevo ringraziare comunque Loredana, perché questo è proprio perché parliamo di umanizzazione e di ascolto, e non sarebbe stato possibile, credo, senza nulla togliere i miei colleghi, senza Loredana, perché Loredana è una persona che incarna la medicina narrativa, nel senso che ascolta anche quando non parla, anche quando tu non parli, e non poteva non essere lei che promuoveva questo lavoro, che per tanti anni ha promosso questo lavoro per l'ASP. Grazie. Prima della lettura della collega Luciana Sicilia, che poi ci avvierà la conclusione, ci sarà la dottoressa Politano e poi Antonietta Cozzi che chiuderà la rassegna, devo fare un saluto a due operatori che sono presenti nel SERD di Cosenza, che oggi sono in pensione, ma sono venuti qui. In questi anni siete un po' un orgoglio per tutti noi. Adesso dove si riconoscevano strade e persone,
e la stessa toponomastica rimandava ad accadimenti che nei secoli hanno di molto rinsaldato un comune sentimento identitario e rafforzato l'appartenenza ai luoghi. Ma possiamo mettere sul banco dell'accusa come principale colpevole della città se anche nelle più sostenibili città del mondo le dipendenze non arretrano, anzi? No, non possiamo. Sarebbe riduttivo oltre che sbagliato. È una questione antica, largamente irrisolta, quella che vede contrapporsi gli ambientalisti e gli innatisti. L'assunzione di droghe e gli assuntori ci spaventano e forse la tentazione di dare croce alla nostra ineffabile città. Ed è forte la tentazione di dare la croce alla nostra pur ineffabile, nostra ineffabile città. Nei drogati ciò che più ci terrorizza è la loro scelta di rischiare di morire per il piacere. Si tratta di questo in definitiva. Per onestà intellettuale dobbiamo dire che non è l'apartheid, che pure cosenza pratica con distratta e reiterata disinvoltura, ma incidono verosimilmente un insieme di circostanze animiche, neurologico, sociali. Tuttavia la città, le città, molto possono fare per intercettare il disagio, prevenirlo e fare quindi la differenza nei percorsi terapeutici assistenziali e riabilitativi. Altro discorso è l'attuale deriva securitaria per arginare la dipendenza da sostanza, tentazione che attraversa la faccia del paese e del suo come nazione. Questo modo di contrastare la dipendenza da sostanza ci vede tutti, cittadini, operatori, genitori, tossici, meschinamente perdenti. Nel secolo scorso, in sorvegliare e punire, Marcel Foucault aveva ben delineato i tremendi meccanismi di segregazione dei diversi, occultati alla vista dei normali perché perturbanti. Le nostre carceri sono piene di tossici immigrati, spesso immigrati tossici. Ne abbiamo visti tanti in questo viaggio degli incontri disperanti. Viene voglia di dirla alla Céline. Bisognerebbe proprio chiudere il mondo per 2 o 3 generazioni almeno. Allora, a cosa è servito sbattersi tanto? Ascoltare e riportare in narrazione, ascoltarsi e soffrire. Non è che un altro modo di intendere la professione. Una goccia di acqua buona posata sulle labbra dei nostri amati tossici, che di salata ne invogliano, e tanta. Se siamo riusciti a raggiungere e a spostare la porta di ferro cerebrale e carceraria per un piccolo spiraglio di luce nel buio pesto anche di una sola anima dolorante, tossico e operatore, possiamo dire di aver lavorato bene. Non è semplice descrivere ciò che è passato tra noi e i tossici e ciò che è stato trattenuto ma potenzialmente attivato. Non è semplice rimanere, anzi farsi, forse vegetariamente, contaminatori e contaminanti l'umanità. L'umanizzazione rimane il tema centrale e la significanza, l'unità di senso del lavoro di aiuto e di cura. Tutto concorre ad atomizzare la società, a lasciare le persone sole negli incerti e negli inciampi della vita. Quel medico che ti ascolta e accoglie nonostante la tua storia, quell'educatrice, quell'infermiere, assistente sociale, psicologa, fa la differenza, ti salva e salvandoti si salva. Innesca una catena di bene difficilmente arrestabile, magari ricadi e ti rifai, ma le sue parole, il suo sguardo, la sua energia ti tornano in mente come un faro che ti orienta nei momenti peggiori. Naturalmente, questo ha un costo in termini professionali ed esistenziali. Non credete mai a prima vista all'infelicità degli uomini. Chiedetevi se riescono ancora a dormire. Basta quello, afferma Céline nel suo viaggio al termine della notte. Sono anni che il sonno mi fugge. Si tratta di scegliere da che parte stare. Il nostro è un cuore sacro, ma solo quando batte in sincrono con quello degli altri. Quando lavoriamo, non li scegliamo i pazienti, vengono loro da noi, per disperazione, necessità. Ma in fondo, io credo che dal deserto di dolore fisico e smarrimento che l'indefrenabile passione per la sostanza produce,
giunge alle loro orecchie bramose il suono del nostro battito cardiaco. Ci sentono e ci scelgono. Sta a noi intercettare e dare senso alla loro scelta o depistarli, riducendo l'incontro a un atto formale, usando magari il linguaggio della dicotomia, della distanza professionale. La mia vita professionale donna è stata una continua ricerca di senso, un viaggio fuori e dentro di me di continuo. Sono mancata in più punti, ma selvatica, pronta a tendere la mano, ad aprire le braccia e a schiudere le labbra con un sorriso, pronta a piangere, soffrire, gioire, a creare, ad aprirmi alle visioni. Ho corso e corro il rischio ogni giorno di essere me stessa e ho potuto farlo solo perché mi è venuto naturale stare dalla parte sbagliata. D'altronde, come dice Luis Fernand Céline, bisogna pure che succeda prima o poi che ti classificano. Consegno questo volume alle anime smarrite, visionarie, perdenti, a volte per scelta, sempre divergenti. È una sorta di guida ad ascoltare e ad ascoltarsi per potersi ritrovare, anche scomposti in mille immagini di sé, una diversa dall'altra, ma che tuttavia tutte insieme restituiscono una sorta di morfologia ombrosa, sfocata, vibrante dell'anima che ci ama. Questo libro è un condensato di pensiero magico. La vita è un'avventura meravigliosa e spaventevole, e un libro è pur sempre un salvacondotto per il viaggio infinito in direzione zigzagata degli innumerevoli universi che ci attendono. Loredana Muri. Aggiunge Vino di Politano, Dulcis in punto, invito a non niente a tenere qui nel posto. Grazie. Ebbene, è stato già detto tutto, però posso dire un qualcosa fuori dal coro e fuori dalla presentazione. Sono contenta di essere qui. Però il mio è un rimando empatico, ecco, perché ovunque volgo lo sguardo, in questo semicerchio, incontro volti, persone che sono delle tessere delle puzzle della mia vita, amici, amiche, colleghi, colleghe, amici, amiche, fraterni, persone care, la mia nipote del cuore, Luciana. E dunque, l'essere insieme, diciamo che un po' rimanda a quello che è la connessione e quindi a quello che è poi il significato del fare medical humanities, medicina narrativa, approccio narrativo, e ritrovare quella parte di connettività che molto spesso il quotidiano incalzare, il tempo che incombe, non lascia spazio. Per fare medicina narrativa occorre tempo, me ne rendo conto, e questo potrebbe sembrare, potrebbe anche spiazzare un po' il professionista che pensa sì, va bene, è tutto molto bello, però come faccio? Dove mi colloco e soprattutto quando ho il tempo di poter fare delle cose? Ebbene, le cose si possono fare organizzando quello che è un proprio tempo, organizzando quello che è un lavoro che è improntato alla qualità. La medicina narrativa, la ricerca che abbiamo fatto, è una ricerca qualitativa, l'abbiamo detto, l'ha detto Maria Francesca prima, improntata a quelli che sono gli strumenti qualitativi della sociologia qualitativa, che è cominciare da un intervista.
medicina narrativa è anche scrittura, e lo abbiamo visto con quelle che sono state le testimonianze delle persone visitate presso la casa circondariale di Paola. Quel sentire e quell'entrare dentro a personalità smarrite, ingabbiate e ibernate. In uno di questi colloqui, con, lo ricordo, con uno di questi ragazzi, di questi uomini all'interno della casa circondariale, veniva fuori questa immagine, intanto, della ibernazione, dello stare dentro un qualcosa dove il tempo non è tempo, è congelato, non è più la contenzione che ci riporta a guardare l'orologio, a guardare l'agenda per le cose che dobbiamo fare, è un tempo non tempo che lascia spazio a tutto e anche a una confusività di pensiero, dove il senso del pensiero, il senso di sé scompare. E allora l'interconnessione empatica di cui parlava Edith Stein, vuol dire nel momento in cui c'è un incontro con l'altro e che è il momento fondante di una possibilità di relazione intersoggettiva, da dove nasce? Come ci si può riconnettere? Come si può riassegnare quella parte di tempo importante nella sua finitezza, quella parte di ricomposita condizione umana del dialogo con l'altro, di un dialogo che lascia spazio alla metafora, che lascia spazio alla fantasia, che lascia spazio alla storia, al racconto di sé. Noi abbiamo avuto la difficoltà a scrivere, quando la prima volta lo abbiamo detto alle persone detenute che abbiamo incontrato in carcere, ed è una condizione che in quella situazione è perpetuata negli anni, nei secoli. Non a caso, in una cosa che ho scritto avevo riportato una testimonianza di un detenuto illustre di un po' di tempo fa, di Victor Hugo, quando in carcere, camminando in qua e in là, misurando la sua cella e in isolamento, scriveva: mi sono detto, poiché ho i mezzi per scrivere, gli avevo dato carta e penna, perché non farlo? Ma cosa scrivere? Stretto tra quattro mura di pietra, nuda e fredda, senza libertà per i miei passi, senza libertà per i miei pensieri, senza un orizzonte per gli occhi, intento a seguire meccanicamente per tutto il giorno, come unica distrazione, il lento percorso del quadrato di luce biancastra che lo spioncino mi rimanda dalla porta ritagliata sul muro nero di fronte. Cosa posso avere ancora da dire io che non ho più nulla da fare in questo mondo, nel mio cervello guasto, vuoto? Cosa troverò che meriti di venire scritto? Beh, un detenuto illustre nel 1800, i detenuti di oggi, una condizione simile, soprattutto questo cervello guasto e confuso, che è il cervello quando in preda alle proprie sensazioni, al proprio viversi dentro, non ha la possibilità e non gli si lascia la libertà di quel potere dire, di quella possibilità di potersi connettere con gli altri, che è proprio quello. Ecco il fulcro del narrativo. Il fulcro del narrativo
raccontarsi che dà senso e rimette in ordine, incasella nuovamente, riorganizza il puzzle della propria mente, ed è quello il senso, che viene poi estrinsecato nel dire, nei significati, e poi tocca al professionista, a chi ascolta, entrare nel merito della significanza, che è un po' come una lucidanza, mi viene da dire, perché riporta e dà luce e apre un po' l'orizzonte a quella che è l'interpretazione, che è importante. Quando si prende in mano un libro, immediatamente si è incuriositi da un significato. Il significato sta nella copertina, i colori, le raffigurazioni. L'immagine che è stata scelta per il nostro testo Viaggio al termine della notte è questo Narcissus, Narciso, un dipinto del 1881 di Benvenuto Cellini, che alla Galleria Nazionale di Budapest. Bene, proviamo un attimo a guardarlo, almeno questa è la mia dimensione di significanza di quello che ci rimanda. Viaggi al termine della notte. Un corpo dinamico che cerca di muoversi in uno spazio denso che gli condensa intorno quello che è il buio. Però lui ha i colori, ai colori dell'immagine che ci rimanda. Il nostro specchio nel momento in cui la mattina ci guardiamo, anche soltanto di sfuggita, comunque è un'immagine immediata, mentale, lucida e anche colorata da quello che siamo. Ma non c'è la dimensione della riflessione, non c'è la dimensione del dentro, non c'è la dimensione di poter avere una possibilità di sfondare per dare vita a tutto il resto del corpo questo buio denso intorno a sé. C'è solo un'immagine rimandata che ci quieta, ci fa un poco da coping, no? Ed è lì che rimando di una condizione un po' narcisistica di ognuno di noi all'interno, ci auto-coccoliamo, diciamo, ci siamo tutti, esattamente. E invece lo spazio al significato sta nella possibilità di comprendere l'altro. Noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare, perché a quel punto abbiamo potuto cogliere tante cose. Il complesso di un linguaggio analogico, il complesso del rimando degli sguardi, perché per fare medicina narrativa abbiamo bisogno anche di sviluppare quella che è un'intelligenza emotiva per avere questa famosa connessione che va al di là anche della semplice empatia, di cui si fa tanto uso e anche abusata come termine, per entrare in una dimensione più profonda, più fenomenologica, più urselliana, che è quella della entropatia, e quindi che ha bisogno della specularità e dunque dell'accoppiamento. Io ci sono, lo posso dire perché so che tu mi ascolti, e nel momento in cui mi ascolti entri in quella che è entropatia, questa mia sofferenza. Puoi farla tua, ma puoi anche con i tuoi mezzi specificarla, analizzarla, riportarla alla luce affinché tutto il mio corpo sia visibile, non solo parte, non per restituirmi un'immagine priva di senso, ma per ridarmi quella mia parte viva, quella mia parte di me. Ora, nel testo e nel lavoro a completamento del testo, come ogni buona ricerca che si rispetti, questa ricerca ha degli esiti. Gli esiti sono rappresentati in una ricerca qualitativa, non dalle percentuali, non dai numeri, non misuriamo niente, però in quello che è la dimensione ermeneutica
è la traduzione dei significati, quindi all'interno di una tavola di significati, laddove sono state esaminate varie aree di contenuto definite da questo nostro discorso, da questa nostra conversation piece con gli altri, per riportarle poi in analisi valutativa e nel ridonare la significanza. E quindi sono presenti il lavoro, la famiglia, il senso di sé, la propria storia, il ruolo delle persone care, il rapporto di odio e tavolo con la sostanza, il fatto di non sapere dove sono e come sono, il fatto di non poter parlare di se stessi perché ci si sente espropriati da un sentimento divorante, per cui si può parlare di sé soltanto raccontando la storia di un altro da cui dipendiamo emotivamente. Sono tante le cose che sono riportate in questa, negli esiti, nella conclusione di tutto il lavoro, quindi nel significato scientifico di tutto il lavoro, all'interno di questa tavola dei significati, che siccome so che siete curiosi e amate leggere, io rimando alla vostra curiosità creativa e al vostro intelletto attraverso quello che è un link, perché il libro, a fine adesso non lo trovo, però insomma c'è un link che apre una pagina internet per la lettura della tavola dei significati con le appropriazioni e anche il riporto di tante testimonianze, di tanto narrato che aderiscono a quelle che sono le nostre aree di intervento. Questa è la medicina narrativa. In conclusione, occorre competenza e occorre amore. Sono due cose inscindibili per fare un lavoro qualitativo e anche organizzativo, perché la modalità, il senso dell'organizzazione è un po' l'altra mia deriva, l'altra mia anima, mi riporta a pensare che noi possiamo cambiare le cose in questa sanità confusa, perché noi siamo un pezzo di quell'organizzazione, e soltanto qualificando e rinobilitando il lavoro che abbiamo già fatto e che facciamo già in maniera assolutamente nobile, noi possiamo ridare spazio, vita e sentimento e luce. Al termine della notte la sanità. Prima dei saluti finali che farà faccio iniziare devo dire anche due cose. La prima, che abbiamo giustamente, i ricercatori hanno parlato molto dell'impatto dell'istituto penitenziario, perché in effetti il tempo e lo spazio si hanno da sopra le sensazioni molto particolari. Ho lavorato molti anni in carcere e posso dire che è un'esperienza forte, fortissima. A me ha cambiato molto anche la mia vita, ho dato molto, ho ricevuto tantissimo da questo lavoro. Abbiamo parlato però poco, perché i tempi e le modalità sono state diverse, delle interviste fatte all'interno della comunità del film, dove devo fare qualche osservazione, perché dalle storie nostre è stato un lavoro. Le loro interviste hanno tracciato un percorso di catarsi, la famosa catarsi di liberazione, di pulizia, ed è stato anche lì un lavoro molto bello, molto profondo. C'è stata la massima collaborazione e ci sono stati degli spunti veramente interessanti. Anche stasera che loro sono venuti qui, sono qui anche a testimoniare questa, molti
molti di loro che hanno fatto le interviste non ci sono più, perché ovviamente i percorsi comunitari hanno dei tempi diversi, poi vanno via, quindi finiscono il percorso. L'ultima cosa, questo progetto è nato da un caffè fra me e Loredana. Il caffè portano bene, è venuta una mattina al servizio, al serve, lei era lì per altre cose, è passata a salutarmi, ci siamo presi un caffè. Dopodiché da questo caffè ci siamo guardati ed è nata questa cosa. Io ti dico davanti a tutti che dobbiamo prenderci ancora molti caffè. Va bene? Grazie. Per chi mi conosce sui miei social, la mattina tengo una rubrica che si chiama Buongiorno di caffè e la mattina ricordo episodi, personaggi, scrittori, poi che mi vedi Loredana, i caffè portano veramente bene. Sono io che ringrazio tutti voi veramente per avermi dato l'opportunità di inserire questo libro nella rassegna di libri in comune. Quello che mi ha colpito è stato il silenzio questa sera, l'attenzione e il silenzio. Solitamente le presentazioni sono sempre un po' particolari, si alza, insomma chi va via, cioè mi ha colpito veramente molto, sì molto affollati, quindi chiaramente vi ringrazio, soprattutto l'attenzione e il silenzio con cui abbiamo insieme seguito questa presentazione veramente molto molto toccante. Grazie. L'avevate prevista, ma noi 10 minuti li concediamo ben volentieri per ascoltare eventualmente una storia. Se qualcuno del Delfino vuole essere qui, vuole intervenire, volentieri. Sarebbe venire Salvatore Monaco, penso che sia la persona più adatta. Salvatore è un psicologo e sarebbe aspettato della struttura. Penso che lui ci possa raccontare questa bellissima esperienza. Prego. Buonasera a tutti. Intanto saluto tutti. È bello vedere anche delle facce che non si incontravano da anni, persone con cui si è interagito lavorativamente, magari ci si è un po' persi. Va bene. Non so, cosa dovrei... Questa esperienza dell'intervista? Sì, sono momenti costruttivi, come parlato di catarsi. Sì, sono progetti molto belli che, anche se queste persone, come dicevate prima, non ci sono più, però sono rimasti tanti altri ragazzi che hanno continuato a fare un lavoro simile, quindi per somiglianza posso dire sicuramente che quando si parla, si racconta, si narra la propria vita, rimane qualcosa, come diceva prima il dottor Marchese, che insomma ci resta sempre dentro, ci portiamo sempre dentro, anche a distanza di 20 anni, ti tornano in mente racconti, aneddoti un po' che si condividono, poi nelle comunità, nei gruppi che si fanno quotidianamente, il lavoro di catarsi è molto frequente, quindi rimangono pezzi di questi ragazzi in eterno, si può dire, e fatti che poi si ripetono per somiglianza, ripetono anche in quelli che vengono anni dopo. È un lavoro difficile il nostro, quello di ascoltare, però penso che sia uno dei lavori più belli, perché ci fa crescere. Prima si parlava di sempre il dottor Marchese diceva delle cose interessantissime sul discorso che a volte siamo noi che siamo anche ascoltati da loro, ed è vero, perché quotidianamente le loro storie diventano le nostre, ma anche le nostre diventano le loro. Questo dare e avere, questo interagire tra di noi c'è sempre. E si diventa, può sembrare strano che dico questa cosa, però si diventa anche una parte di noi, entra quasi in un rapporto amicale con ragazzi che poi sono diventati uomini. Noi diciamo ragazzi, a volte ci dimentichiamo, magari ci troviamo con persone che hanno raggiunto anche un'età importante, continuiamo a chiamarli ragazzi, ma penso che questo succeda anche a scuola. Io, se non sbaglio, lei ha insegnato al liceo musicale, quindi lei è il mito di mia figlia, che è stata una sua allieva. E parlava sempre del suo modo anche di ascoltare, ma soprattutto di farle esprimere a scuola, quindi... Grazie.
grazie innanzitutto per averci coinvolto, ma veramente solo un brevissimo saluto. Ringraziamento a Loredana Nigri, con cui ho condiviso, diciamo, parte di un percorso professionale di vita quando Loredana era lì al SER, poi abbiamo continuato. Noi chiaramente come Delfino abbiamo ben accolto questa esperienza, perché è anche un modo per arricchire le attività che si fanno nella comunità terapeutica, e il fatto di poter partecipare a progetti come questo significa che la comunità terapeutica ha la possibilità di aprirsi al mondo. Quindi spesso le comunità terapeutiche si immaginano come luoghi chiusi, non è esattamente così. Sono luoghi aperti anche alla contaminazione culturale, umana, e quella che ci è stata offerta sicuramente va nella direzione di quello che poi è il progetto anche riabilitativo che noi cerchiamo di portare avanti in collaborazione con gli altri servizi, in collaborazione con il territorio. Qualcuno diceva l'altra volta, parlando diciamo di uno dei motti della comunità terapeutica, tu solo puoi farcela ma non da solo, ed è esattamente così. Quindi come comunità terapeutica non potremmo esistere se non ci fosse la realtà sociale esterna che chiaramente ci dà modo di poter fare il lavoro che facciamo. Quindi grazie veramente per averci coinvolto nell'esperienza. Rende questo libro ancora più importante. Possiamo chiudere questa parte. Vi preghiamo, se volete, di acquistare il libro, insomma, lo possono firmare i nostri ricercatori. Grazie a tutti, un abbraccio veramente, grazie per essere stati al primo.